Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per parlare di 10 libri con cui iniziare a leggere fantasy. Sostanzialmente vi darò qualche consiglio di lettura. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella di notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate i link qua sotto in descrizione. Ma detto questo, cominciamo! L'idea di questo video nasce da una mia amica che mi ha chiesto quali sono dei libri da cui potrei iniziare a leggere fantasy. Lei non legge fantasy, io sono un'appassionata lettrice di fantasy, è il mio genere preferito, e allora mi ha chiesto qualche consiglio. Le ho risposto e da quello stesso elenco di titoli nasce questo video. Prima voglio fare qualche piccola premessa però. La prima è che il fantasy solitamente si sviluppa su saghe. Saghe più o meno lunghe, più o meno complesse, con vari spin-off, sequel e prequel, ma solitamente saghe. Per questo video ho selezionato tutte saghe corte, tendenzialmente corte. Gli standalone nel fantasy sono pochi e in questo video credo di averne inserito solo uno. Di queste saghe di cui vi parlerò ci sono poi, volendo, altre saghe successive o precedenti che sono collegate ma non necessarie, comunque ve lo dirò sempre. Altra importante premessa, i libri fantasy, così come tanti altri libri, hanno un target a cui si riferiscono, hanno un pubblico a cui si riferiscono. E questo pubblico ha un'età tipica. Si tratta di middle grade, young adult, new adult ed adult. A cambiare proprio pubblico di riferimento. Nel middle grade solitamente i ragazzi delle medie, lo young adult è più per gli studenti delle superiori, indicativamente, e lo new adult è qualcosa che sta nascendo in questi anni ed è poco dopo lo young adult, è solitamente caratterizzato anche dalla presenza di scene esplicite, ma non per forza, e poi segue l'adult, che è quello degli adulti. Queste fasce non sono rigide, non sono estremamente rigide, e in realtà in generale si possono apprezzare libri anche per un'altra fascia, anzi succede spesso. Personalmente c'è uno scrittore di middle grade che io leggo ancora e leggo ancora molto volentieri, di cui vi parlerò tra pochissimo. Quindi tenete d'occhio il target, ma non eccessivamente. In questo video ho voluto inserire, oltre che saghe corte, anche libri con world building, quindi mondi creati dagli autori, mondi di fantasia, non troppo complicati. Alcuni di questi libri sono urban fantasy, quindi ambientati nel nostro mondo ma con l'aggiunta di elementi magici, mentre altri sono i mondi creati dagli autori. Ho scelto mondi relativamente semplici e tranquilli e autori che hanno reso il loro world building in modo eccezionale, in modo da creare meno confusione possibile. I libri che ho scelto, le saghe che ho scelto, sono 10. Ve le andrò a dire in ordine di target, di età crescente. Per ogni libro vi dirò quanto è lunga la saga, vi racconterò velocemente la trama, vi dirò il sottogenere di fantasy a cui appartiene e vi dirò anche qualche trope. Se avete però altre domande, fatemele sapere pure qua sotto nei commenti. Ultima piccola premessa, la maggior parte dei libri che sto per mostrarvi sono tra i miei libri preferiti di sempre. Quindi non ve lo dirò, ma sappiate che sono quasi tutti tra i miei autori preferiti. Come dicevo, partiamo dal middle grade e partiamo col botto, partendo con Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo di Rick Riordan. Si tratta di una pentalogia di libri circa sulle 300 pagine, pentalogia assolutamente conclusa, e poi ci sono anche altre saghe che Rick Riordan ha scritto, vi lascio il video su come leggere le saghe qua sopra nelle schede. Ha scritto diverse saghe, alcune collegate, alcune non, però volendo uno può leggersi questa pentalogia e finire qua. Da questa saga sono stati tratti due film, potete guardarli ma tenete in mente che non c'entrano praticamente niente con i libri, forse giusto i nomi dei personaggi sono l'unica cosa uguale, per il resto no, per il resto hanno cambiato praticamente tutto, ed è invece recentemente uscita la serie TV su Disney Plus che adatta questo primo volume, Il Ladro di Fulmini, e questa serie invece è stato un adattamento molto più fedele e molto bello. L'ho apprezzato, mi è piaciuto, non è questo il momento per parlarne, però ecco, se volete prima guardarvi la serie sappiate che è molto più fedele e racconta però solo le avventure di questo primo volume, Il Ladro di Fulmini. Si tratta di un urban fantasy, quindi appunto un fantasy ambientato nel nostro mondo in cui semplicemente c'è qualche elemento in più, infatti ci sono le divinità greche. Gli dei greci sono ancora vivi e vegeti, reali, e abitano ancora il nostro mondo. E poi ci sono i loro figli, i semidei. Il nostro protagonista è Percy Jackson, semidio, figlio di Poseidone, dio del mare. Ha infatti dei poteri magici derivanti da questo.
frequenterà il campo mezzo sangue, in cui vanno e si allenano tutti i semidei, tutti i figli degli dei greci. Qua si farà degli amici e nel primo volume è stata rubata la folgore di Zeus, oggetto magico appunto di Zeus, capo dell'Olimpo. Viene accusato Percy, che però partirà in un'impresa appunto per ritrovare la folgore, perché non l'ha rubata lui. Si tratta, come dicevo, di una pentalogia, 5 volumi, tutti più o meno grandi così, tutti super scorrevoli e super divertenti. Un elemento centrale dello stile di Rick Riordan è la sua comicità. I libri sono davvero molto molto divertenti. Personalmente io sono fuori target, ma li leggo ancora, quando esce un nuovo libro lo leggo e lo leggo super volentieri. È una saga che trovo sempre molto divertente, molto scorrevole e che è, secondo me, molto bella e che consiglio caldamente. Prossimo libro molto 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 famoso, sto parlando di Harry Potter di J.K. Rowling. Prima di iniziare a parlare ci tengo a fare un'importantissima parentesi, ovvero che tutto quello che dirò si riferisce ad Harry Potter in quanto saga, in quanto libri, e mi sto riferendo solo ed esclusivamente a quanto scritto in queste pagine, non a tutto ciò che J.K. Rowling ha successivamente detto, perché J.K. Rowling ha espresso opinioni con cui io personalmente sto in disaccordo. Però Harry Potter in sé per sé, secondo me, rimane una bella saga di cui si può continuare a parlare. Chiusa questa parentesi, Harry Potter è un mondo famosissimo, ci sono anche film, i film sono adattamenti più o meno fedeli, hanno tralasciato qualcosa soprattutto andando avanti perché i volumi diventano sempre più lunghi, però sono un buon adattamento se volete capire se vi possono piacere. L'adattamento più fedele è proprio quello del primo volume, La Pietra Filosofale. È una saga di 7 libri trasformata in 8 film, il primo è di queste dimensioni, l'ultimo è un po' più grossettino. Questa è la saga più lunga presente all'interno di questo video. Il nostro protagonista è Harry Potter, orfano che vive con gli zii, finché non scoprirà di essere un mago e allora andrà alla scuola di Hogwarts, dove imparerà a controllare i suoi poteri e in realtà poi inizierà una lotta contro il male. Harry ha nel primo volume 11 anni e arriva nel settimo ad averne 18, quindi in realtà è una saga che copre una diversa fascia di età, si parte dal mid grade e si finisce nel pieno dello young adult e quindi è anche una saga di passaggio che secondo me è adatta praticamente a tutti. È una saga che secondo me è molto bella, ancora talvolta attuale, molto scorrevole, con dei bei messaggi e un grande classico all'interno del genere fantasy. Quale miglior modo per capire se ci piace il fantasy se non leggendo uno dei grandi classici contemporanei? Ci sono anche dei grandi classici moderni, per esempio Tolkien. Sapete che in questo video non c'è e c'è per un motivo molto specifico, ovvero che essendo scritto nel secolo scorso ha uno stile molto diverso da quasi qualsiasi cosa scritta negli anni 2000 o negli ultimi 10 anni e ha uno stile tendenzialmente più lento e descrittivo. Harry Potter secondo me è un classico contemporaneo, scritto a cavallo tra la fine del 1900 e l'inizio degli anni 2000, è ancora secondo me molto bello, molto scorrevole, col giusto ritmo e che può far capire a una persona, a un lettore, se il fantasy gli può piacere. Sapete che La Troupe del Prescelto è un grande classico e anche forse grazie ad Harry Potter. Prossima saga, sempre per passare dal mid grade allo young adult, è la saga della ragazza drago di Licia Troisi. Altra pentalogia, sempre di libri abbastanza corti, che raccontano la storia di Sofia. Anche questo è un urban fantasy, quindi ci troviamo nel nostro mondo, ma con l'aggiunta di un elemento magico. Infatti, Sofia ha una pietra che le permette di comunicare con lo spirito di un drago, ovvero Tuban. Lei e altri 4 ragazzi, se ne aggiungerà infatti una ad ogni volume, dovranno sconfiggere un grande cattivo. A questo libro sono particolarmente legata perché è stato uno dei primi fantasy, diciamo non per bambini, quindi a parte Geronimo Stilton, che io abbia mai letto. E questo e il prossimo libro di cui vi parlerò sono due delle saghe che mi hanno fatto diventare una lettrice di fantasy e una lettrice molto appassionata di fantasy. Mi sono innamorata del mondo, mi sono innamorata di questi personaggi e così mi sono innamorata anche del genere fantasy. Da qui parte in qualche modo la mia avventura come lettrice e anni dopo partirà la mia avventura come Mal di 200, quindi qua su YouTube ma anche su tutti gli altri miei canali social. Prossimo libro, prossima saga, stessa scrittrice, Le cronache del mondo emerso di Licia Troisi. Il mondo emerso è una saga un po' lunga e articolata. Anche per quanto riguarda Licia c'è un video sul canale su come leggere i suoi libri, ve lo lascio qua sopra nelle schede. La saga delle cronache del mondo emerso conta 3 volumi, Nial della Terra del Vento, La missione di Senar e Il talismano del potere. E la storia qua si conclude, potete fermarvi qua. Se invece vi innamorate della storia del mondo o dello stile di Licia potete andare avanti. C'è la trilogia delle guerre del mondo emerso, la trilogia delle leggende del mondo emerso e infine le storie perdute, che in questa specifica edizione si trovano in questo volume, ma va letto come decimo libro.
È anche uscita recentemente una nuova versione Drago, sempre di Oscar Wilde, per le tre trilogie del Mondo Emerso. Detto questo, parliamo di lui. Questo libro, questa saga, è la prima di questa lista in cui c'è un mondo interamente magico. Infatti ci troviamo nel Mondo Emerso, interamente creato e inventato dall'autrice. Abbiamo in realtà anche una mappa. Ci troviamo in questo regno, diviso in varie terre, vari regni, ognuno caratterizzato da qualcosa. La nostra protagonista è Nial, un po' diversa, capelli blu, occhi viola, e abbiamo un grande cattivo, abbiamo il tiranno che sta pian piano conquistando tutte le terre del Mondo Emerso. Quando anche la sua città nella Terra del Vento viene minacciata, Nial fugge, ed è qui che inizia la sua storia. Storia che la porterà a diventare cavaliere di drago e infine a lottare per la libertà del Mondo Emerso. Io ho amato Nial, ho amato questo libro, ho amato questa saga, e ripeto, è anche grazie a questo che io sono una lettrice così accanita di fantasy. Il mondo magico creato dall'autrice è molto bello, molto ben realizzato, molto ben descritto, sta molto bene in piedi, regge benissimo e allo stesso tempo è semplice, quindi non è quel mondo eccessivamente astruso. E secondo me è ottimo per introdurre al fantasy, perché è un fantasy, il primo di questa lista, che sì, ha un mondo magico, ha un sistema magico, ha molti più elementi magici degli altri libri che vi ho detto, però il tutto reso molto bene, molto chiaro, molto ben spiegato, che è perfetto anche per chi il fantasy non l'ha mai letto. Ci sono all'interno di questo libro anche altre razze magiche, ma poche. Ci sono però creature magiche, elementi proprio magici e magia vera e propria. Ripeto, questo libro è bellissimo e, come tutti gli altri di questa lista, ovviamente straconsigliato. Passiamo allo young adult vero e proprio e cominciamo con Shadowhunters di Cassandra Clare. Perché ho in mano due libri? Shadowhunters di Cassandra Clare è una saga lunghissima e famosissima. C'è una serie TV su Netflix che adatta in qualche modo la saga di The Mortal Instrument, relativamente fedele all'inizio, per poi andare a dire quello che vuole andando avanti. Diciamo che la trama non è neanche lontanamente simile a quella dei libri, però le vibes ci sono. C'è anche il film, solo del primo volume, Città di Ossa, la prima metà del film è fedele, la seconda assolutamente no. Però insomma, se volete vederli per capire se vi possa piacere, ci sono. La saga di Shadowhunters di Cassandra Clare è lunghissima, motivo per cui prima avevo in mano anche questo libro. Ci sono più modi di leggere questa saga, vi lascio il video qua sopra nelle schede, e ci sono sostanzialmente due modi per iniziare. Città di Ossa, primo libro della prima trilogia di The Mortal Instrument, oppure L'Angelo, primo libro della trilogia di The Infernal Devices. In entrambi i casi si tratta di urban fantasy, quindi, ripeto, fantasy nel nostro mondo. La The Mortal Instrument, il cui primo libro è Città di Ossa, è ambientato intorno al 2010, e la nostra protagonista Clary scoprirà di essere una Shadowhunters, ovvero discendere dagli angeli. Gli Shadowhunters hanno il potere e il compito di difendere l'umanità dai demoni che ogni tanto arrivano dall'inferno, e Clary è una di loro. Parlare di Shadowhunters e delle sue saghe è un po' complicato. La The Mortal Instrument ha due trilogie, quindi ha la prima trilogia, Città di Ossa, Cenere e Vetro, in cui la storia si conclude e uno si può fermare lì. Volendo, andando avanti, in realtà la The Mortal Instrument conta 6 volumi, quindi si aggiungono altri due libri che sono Città degli Angeli Cadute, Anime Perdute e Il Fuoco Celeste. Dopodiché ci sono anche altre trilogie, saghe in giro, e un'altra alternativa, altra saga da cui si può anche iniziare, è la The Infernal Devices, il cui primo volume è L'Angelo, dopodiché seguono Il Principe e la Principessa. Questo, oltre ad essere un urban fantasy, è anche uno storico, infatti ci troviamo verso la fine del 1800. La nostra protagonista è Tessa, che scoprirà di essere un po' particolare e avrà a che fare con gli Shadowhunters. Qua c'è un triangolo amoroso tra i più particolari e struggenti che possiate mai leggere. Sappiate che il terzo volume di questa trilogia, La Principessa, fa piangere. E fa piangere praticamente tutti, in momenti diversi, in quantità diverse, ma fa piangere. Io credo di aver iniziato a metà e di aver smesso forse alla fine. Questi due sono i due modi in cui si consiglia di iniziare a leggere Shadowhunters, perché in entrambi c'è un'introduzione al mondo. Dopodiché ci sono altre trilogie posizionate in diversi momenti del mondo della saga Shadowhunters. Lì vi rimando al video che vi ho lasciato qua sopra nelle schede, in cui vi elenco tutte le saghe e l'ordine in cui leggerle, i possibili ordini in cui leggerle. Io vi consiglio di iniziare da uno di loro due. Io ho iniziato da Città di Ossa, e forse anche quello che vi consiglio di più, ma ripeto, si può iniziare anche dall'Angelo. In entrambi i casi si tratta di young adult fantasy, super scorrevole. Qua già si vede un
po' più di magia e un po' più di creature magiche. Infatti ci sono lupi mannari, vampiri, stregoni e fae, oltre agli Shadowhunters. Ad avere poteri magici nel senso più comune del termine sono solo gli stregoni. Gli Shadowhunters hanno qualcosa nel loro sangue, combattono con armi speciali, hanno le rune che scrivono su oggetti e sulla loro pelle, che è in qualche modo una sorta di magia, ma non è magia, diciamo, come bacchetta magica, tirare incantesimi, eccetera. Però in generale Shadowhunter, secondo me, come saga vale molto. La mia preferita è The Mortal Instruments, ma di pochissimo. Molti del fandom preferiscono la The Infernal Devices. Della protagonista della The Mortal Instruments, ovvero Clary, trovate anche un mio cosplay, sia sul canale che sugli altri social. Prossimo libro? Dark Wings di Sara Rampado, primo volume della The Wings Saga. Saga che è una trilogia, cui terzo e ultimo libro è uscito il 12 aprile 2024. È una saga che poi conterrà anche tre libri spin-off sequel, ma la storia si conclude nel terzo volume. Si tratta di una trilogia più poi altri tre spin-off. Questo è il primo volume, Dark Wings, il secondo è Poor Wings, il terzo è Reborn Wings. Questo è un urban fantasy, ma la stragrande maggioranza della storia si svolge alla Gallantry University, che è una scuola inventata dall'autrice, però comunque ambientata in questo mondo. L'elemento magico presente all'interno di questa storia sono angeli e demoni, e mezzi angeli, mezzi demoni, figli degli angeli, eccetera eccetera. In generale, angeli e demoni. Per quanto riguarda la saga, ha le vibes Dark Academia, e all'interno del primo volume, soprattutto, c'è una trama mystery crime, ovvero c'è un omicidio che verrà risolto all'interno del primo volume. Non mancheranno poi anche i misteri e le indagini, anche andando avanti nella saga. Però, diciamo, nel primo volume vero e proprio c'è una trama crime, mystery, gialla, chiamatela come preferite. Quindi unisce più elementi che possono piacere. Il bellissimo personaggio che vedete qua in copertina è il protagonista maschile, Lilias. E la nostra protagonista invece è Celia, una ragazza che appunto frequenta la Gallantry University e che quando ci sarà il primo omicidio deciderà di indagare e di scovare il colpevole e si ritroverà a collaborare con Lilias. È una saga che mi ha conquistata, che io ho amato con tutta me stessa, è bellissima, ve la straconsiglio, super scorrevole con qualche cosina in più e in realtà è anche il romanzo d'esordio dell'autrice. Sono super contenta tra l'altro di avere sia questo libro che il secondo già autografati. Su Amazon trovate la versione flessibile, che è questa qua, e la versione in copertina rigida, che è questa qua. Io in particolare poi ho anche la Collector Edition con gli edges, vi lascio l'unboxing qua sopra nelle schede. Prossimo libro? Sorcery of Thorns di Margaret Rogerson. Unico libro standalone all'interno di questo video. Ha in realtà una novella sequel, ma si può non leggere. Sembra un mattonazzo, sembra un libro lunghissimo, ma in realtà è stampato con un font enorme e un bordo ancora più grande. In realtà non è un libro cortissimo, ma comunque questa edizione lo fa sembrare ancora più grande. Anche questo libro è un high fantasy, ci troviamo in un mondo creato dall'autrice, un mondo in realtà relativamente semplice, di cui la geografia non ci serve neanche troppo saperla, infatti ci troviamo sempre e solo nelle stesse location, nelle stesse città. Però c'è la mappa. La nostra protagonista è Elizabeth, che lavora per diventare una guardiana in una biblioteca. Infatti all'interno di questo mondo i libri sono magici. I libri in realtà si chiamano grimori e più le magie che contengono sono potenti, più il libro è magico, in qualche modo vivente e talvolta anche pericoloso. Se un libro viene ferito può trasformarsi in un vero e proprio mostro, e è a questo che servono i guardiani. Elizabeth vuole diventare una guardiana. Quando una sera nella sua biblioteca c'è un sabotaggio, tutto va storto, verrà liberato anche il grimorio più potente della biblioteca. Arriverà poi Nathaniel Thorne, un mago. Elizabeth ha una certezza, i maghi sono cattivi. Lei avrà a che fare poi per tutto il resto del volume con Nathaniel e cercherà di scoprire cos'è accaduto veramente. Questo è un libro che rientra nella categoria anche books about books, ovvero libri sui libri, cioè libri che parlano di libri. Libri all'interno dei cui compaiono i libri, con un ruolo anche molto importante, biblioteche e librerie. Non è però per questo un libro noioso o eccessivamente ripetitivo o monotono, però appunto ci sono i libri e hanno una particolare importanza all'interno della storia. Rimane comunque un fantasy, young adult, con una sua piccola storia romance, con la sua scena d'azione, con il suo mistero e i suoi colpi di scena. E dimenticavo Enemies to Lovers. Come dicevo, questo è l'unico libro all'interno di questa lista ad essere uno standalone, perché appunto il fantasy si basa principalmente sulle saghe.
Gli standalone sono pochi, io ovviamente non li ho letti tutti, e di quelli che ho letto, questo secondo me era l'unico che si meritava un posto in questa lista. Prossimo libro, Sei di corvi, di Leigh Bardugo. La Bardugo ha scritto questo mondo chiamato Krishaverse, in cui c'è una prima trilogia, che è una trilogia di Tenebre e Ossa, poi c'è la duologia di Sei di corvi, poi c'è la duologia di Re delle cicatrici. La trilogia di Tenebre e Ossa e la duologia di Sei di corvi sono autoconclusive, nel senso che uno si può leggere Sei di corvi senza aver letto la trilogia di Tenebre e Ossa, senza perdersi praticamente nulla, e la storia si conclude nel secondo volume, Il regno corrotto. Stesso discorso vale anche per la trilogia di Tenebre e Ossa, che però secondo me è nettamente inferiore a questa duologia, motivo per cui vi consiglio questo libro, questa duologia. Netflix ha tratto dalla saga di Tenebre e Ossa una serie TV che trovate appunto su Netflix, in cui sono stati adattati i primi due volumi. All'interno di quella serie TV sono stati anche inseriti personaggi della duologia di Sei di corvi, ma la storia che seguono, la trama che li riguarda, non è quella presente all'interno di questo libro. Questo per farvi un attimo capire se le vibes di Tenebre e Ossa vi possono interessare. Però allo stesso tempo, guardando la serie, non vi spoilerereste assolutamente niente di questo libro nel senso vero e proprio. Sei di corvi è appunto il primo libro di questa duologia, ambientata in questo mondo magico creato dall'autrice, mondo con diversi regni, con diverse caratteristiche. La mappa c'è. All'interno di questo mondo ci sono le persone normali e poi ci sono i Grisha, ovvero persone con poteri magici. Diciamo che di per sé i Grisha non sono complicatissimi, è leggermente più difficile ricordarsi i loro nomi, infatti in base a che potere magico hanno, hanno un nome diverso, e sono poi divisi in tre ordini. All'interno di questa duologia i Grisha si vedono, ma si vedono poco, però vengono citati più di una volta. È all'interno della trilogia di Tenebre e Ossa che compaiono molto di più. Ma in questa edizione, all'inizio, sono elencati gli ordini dei Grisha e i Grisha in generale. Quindi vengono divisi in base al loro ordine e c'è il nome del loro gruppo, anche se non dice cosa controlla. È più complicato spiegarlo a parole che altro, però per farvi un esempio ci sono gli Eterialchi, che sono quelli che controllano gli elementi. Sono tre e sono Chiama Tempeste, Inferni e Scuoti Acque, che controllano rispettivamente aria, fuoco e acqua. Tra i libri che vi sto elencando è il primo e l'unico che sta dando dei nomi alle categorie delle persone con poteri magici, che può risultare leggermente più complicato. Questo libro forse non è il classico suggerimento che si dà quando si consiglia fantasy, ma secondo me ci sta. Seguiamo i corvi, ovvero questo gruppo di sei persone, sei disadattati in qualche modo, che lavoreranno insieme per fare un colpo impossibile. E infatti abbiamo per tutto il libro questo fare questo colpo impossibile, quindi questa sottotrama di azione ed avventura, che può vagamente ricordarvi James Bond o 007, ma qua è un gruppo di persone, sono appunto in sei, chiamati i corvi. È un fantasy appunto perché il mondo è creato dall'autrice e c'è qualche personaggio con poteri magici. Ci sono cose palesemente create con la magia andando avanti nella storia, ma di base è un fantasy che non sfrutta troppo il suo essere fantasy e che non è un fantasy eccessivamente complicato. Secondo me è adatto per iniziare il genere, anche perché appunto non è fantasy nel senso più classico del termine, ma ha una trama con una componente molto predominante appunto su questa avventura. Presente all'interno di questo libro c'è poi la troupe della Found Family, ovvero di quel gruppo di personaggi che si trova, che trova in qualche modo una famiglia non di sangue, e questa, devo dire, è una delle più belle che io abbia mai letto. Preparatevi, il secondo volume, Il Regno Corrotto, fa piangere, però è bellissimo. Unica piccola nota e critica a questa duologia è che l'età dei personaggi scritta sulla carta non coincide con la loro età, secondo cui si comportano, agiscono, eccetera, eccetera. L'autrice ha abbassato un po' l'età, nel senso che i personaggi viene detto che hanno tot anni, aggiungetegliene circa 5, se no i comportamenti non hanno eccessivamente senso. Diciamo che questo qua è un libro tra gli young adult e l'adult, senza però avere tutta una serie di cose che caratterizzano l'adult. Non ha scene esplicite, ha una parte di romance molto leggera che va e viene e poi andando avanti diventa un po' più consistente. L'età dei personaggi è più bassa per rientrare, diciamo, un po' più a pieno titolo nel target dello young adult, nell'età di riferimento dello young adult, appunto per l'età dei personaggi. Rispetto all'età che leggete sulla carta aggiungete circa, se non anche più, di 5 anni.
passiamo in qualche modo allo New Adult, anche se non a pieno titolo, con una delle saghe più famose all'interno del panorama fantasy e anche qua una delle mie preferite, super discussa, super chiacchierata, e sto parlando della saga di ACOTAR, ovvero La Corte di Rose e Spine, di Sarah J. Maas. Sarah J. Maas è un grande nome all'interno del fantasy, è l'autrice appunto della saga di ACOTAR, della saga del Trono di Ghiaccio e della saga di Crescent City. La mia preferita è la saga del Trono di Ghiaccio, che però conta 8 libri in cui l'ultimo è di 1000 pagine circa. È una saga che io ho preferito, che secondo me è più bella, ma è molto più lunga e molto più complessa. Mentre per quanto riguarda la saga di Crescent City ha un world building molto 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 più articolato. Motivo per cui all'interno di questo video c'è ACOTAR, che secondo me è adatto e perfetto per chi si vuole avvicinare al fantasy. Questo libro è un fantasy romance, ovvero è un romantasy, ovvero appunto un libro in cui c'è praticamente tanto fantasy quanto romance. Un altro modo in cui lo potete sentire definito è paranormal romance, ovvero un romance in cui ci sono elementi del fantasy, oppure da alcuni lo sentite chiamare fantasy con molto romance, insomma questi sono un po' i nomi con cui lo sentite chiamare in giro. Ed è la famosa e chiacchieratissima saga di ACOTAR, una delle più famose nell'ambito del fantasy. Si tratta di una trilogia, ACOTAR, Akomoff e Akowar, e la storia lì si conclude. Dopodiché è già uscito uno spin-off sequel, ovvero Akofs, ovvero La Corte di Fiamme e Argento. In realtà una novella, Akofas, La Corte di Gelo e Stelle, e poi usciranno altri 2 volumi spin-off sequel. Però, ripeto, la storia si conclude col terzo volume, con Akowar. È un retelling della Bella e la Bestia, ovvero il primo volume, ma sotto un'altra chiave di lettura anche tutta la trilogia, prendono degli elementi dalla storia classica della Bella e la Bestia e li cambiano. La nostra protagonista è Feyre, la sorella minore di questa famiglia, che ha perso tutto. Lei caccia nel bosco per mantenere la sua famiglia, ma un giorno uccide un lupo. Ma questo lupo era in realtà un fae. Infatti all'interno di questa storia abbiamo i fae, che potete immaginarli come degli elfi sostanzialmente, che hanno dei poteri magici. Alcuni di questi hanno la capacità di mutare forma. Infatti il lupo che Feyre ha ucciso non era un lupo, bensì un fae. Questa persona rispondeva a Tamlin, capo della corte di primavera, che la va a prendere nella sua casa per portarla alla sua corte. Questo regno è diviso in delle corti. Abbiamo anche la mappa all'inizio. E ogni corte è governata dal suo signore supremo. Il libro più bello è il secondo, diciamo che il 99% del fandom è d'accordo su questa cosa ed è anche il mio preferito, ovvero Akomoff. Questo libro può piacere o non piacere, in entrambi i casi il consiglio è andate avanti, leggete il secondo, perché il secondo è la vera perla. Si tratta di una saga in cui c'è qualche scena esplicita, motivo per cui stiamo passando allo New Adult, ma è una saga uscita in realtà praticamente prima che venisse creato il termine New Adult, quindi non è facilissimo dire in quale target sta. È una saga super scorrevole, molto bella, che io ho davvero amato, e molto classica in qualche modo anche questa all'interno del fantasy. Detto questo, è come tutte le altre di cui vi ho parlato, una delle mie saghe preferite, che vi straconsiglio, ha una buona componente romance. Non tutto il fantasy ce l'ha, nel senso che ci sono fantasy con molto romance, se è più romance si tratta di paranormal romance. Se c'è un equilibrio tra le due parti si tratta appunto di romantasy o fantasy romance, e poi ci sono fantasy in cui il romance è una sottotrama, un filino, fino a quasi aggiungere al quasi nulla. Lì dipende dall'autore, dallo stile e proprio dalla saga in sé per sé. Potete provare o col fantasy puro, oppure dei libri che vi ho consigliato, molti hanno sottotrame o pezzi di trama appartenenti in qualche modo ad altri generi, romance, giallo, mystery crime, azione, eccetera eccetera, che secondo me possono essere adatti per, diciamo, avvicinarvi al fantasy restando comunque su qualcosa che conoscete, che magari già apprezzate. Quindi aggiungere, diciamo, semplicemente l'elemento magico a una storia che può essere più nelle vostre corde o che quantomeno già sapete se vi piace. Però ripeto, in questa lista ho cercato di mettere un po' di tutto, quindi trovate del romantasy, del fantasy con del mystery, ma ci sono anche fantasy un po' più puri in qualche modo, come Le Cronache del Mondo Emerso, che di romance hanno una sottotramina. Ultimo libro di questa lista, entriamo forse un po' più nello New Adult, anche se di nuovo non troppo pienamente. E sto parlando di The Bridge Kingdom di Danielle L. Jensen, tradotto in italiano per la Queen Edizioni, sempre con lo stesso titolo.
La saga sarà composta da 6 libri che vanno a coppie, ovvero la storia di questi personaggi, Lara e Aren, si conclude nel secondo volume, The Traitor Queen, già anche quello disponibile in italiano, sempre per Queen Edizioni. Dopodiché ci sono altri 2 volumi che seguono altri 2 personaggi, le cui avventure si concludono in quei 2 libri lì, ma sono cronologicamente successivi a questi, motivo per cui vanno letti dopo, quindi appunto come il terzo e quarto libro, e usciranno gli ultimi 2 che seguono altri 2 personaggi. Ma appunto è una saga che va a coppie e la storia di Lara e Aren si conclude nel secondo volume, The Traitor Queen. Loro sì, ricompariranno andando avanti, ma non è necessario leggerli. Diciamo che di base la loro storia nel secondo si conclude, quindi è una saga un po' più cortina. La nostra protagonista è appunto Lara, che da tutta una vita viene addestrata con un solo scopo: essere la moglie per un matrimonio combinato organizzato tempo prima per un patto di pace e di alleanza col Regno del Ponte, appunto del Bridge Kingdom. Lei sarà la moglie di Aren, il re del Bridge Kingdom, ma lei avrà un solo scopo, una sola missione, ovvero quello di scoprire come catturare il ponte, che è una grandissima struttura architettonica che collega un regno al nord a un regno al sud, che dà anche grandissimi benefici economici, appunto interamente controllato da The Bridge Kingdom, che in realtà ha il nome di Tikana. Lei avrà lo scopo di infiltrare questo regno per scoprire i punti deboli del ponte, scoprire come conquistarlo e dirlo a suo padre. Quello che Lara non aveva messo in conto è di affezionarsi ad Aren, a suo marito, ma in realtà anche di iniziare a conoscere Tikana, di farsi degli amici e di affezionarsi proprio al paese stesso, ma soprattutto di innamorarsi di Aren. È un enemies to lovers in cui il lettore sa da pagina 1 che arriverà un tradimento, che Lara deve tradire Aren, ma ne vede i dubbi morali. E vedrete poi come andrà a finire. Ha una trama un po' articolata, non banale, è un libro in generale molto scorrevole. Questo è un high fantasy, il mondo è interamente creato dall'autrice, ma non ci sono poteri magici in senso stretto. È un fantasy principalmente perché l'autrice ha creato un mondo interamente di fantasia, di cui abbiamo la mappa, eccola. Ma per il resto c'è tutta una serie di elementi di azione, avventura, romance e soprattutto politica. Non è un vero e proprio fantasy politico, però ci sono comunque degli elementi appunto di intrighi politici. C'è una corte, ma non nel senso più stretto e classico del termine, quindi non li chiamerei intrighi di corte, ecco. The Bridge Kingdom secondo me è un fantasy adatto per iniziare il genere perché è un fantasy, c'è un mondo creato dall'autrice, ma non c'è troppa magia. E come dicevo, una trama un po' particolare, un po' originale. Bene, questo video si conclude qua, se avete domande o altri consigli lasciateli pure qua sotto nei commenti. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads. Trovate i link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!